Oggi sono qui per presentarvi un'iniziativa senza precedenti. Sì, sì. Che scemo, dai, stai. Oh, neanche i cani. Un cortometraggio siciliano, siracusano potremmo dire, di cui oggi abbiamo il piacere di discutere ampiamente, ne parleremo con Giuseppe Cottone, che è stata la testa pensante, quello che ha meditato questa iniziativa e poi l'ha progettata ed è riuscito a farla diventare opera omnia, potremmo dire. Ciao. Sì, ciao Corrado, grazie per avermi ospitato. Sì, Neanche i cani nasce da un mio soggetto che poi è diventata sceneggiatura, che abbiamo proposto poi all'attore protagonista di Neanche i cani, che è Nino Frassica. Il grande Nino Frassica. Geniale Nino Frassica. Il quale si è innamorato di questa sceneggiatura e anche lui ha dato il suo contributo di inventiva, creatività e genialità ad un prodotto che realmente sembra unico nel panorama dei cortometraggi italiani. La cosa interessante è che, come dire, il tema è un tema drammatico, diciamo, il lavoro, le difficoltà che incontrano i giovani nel trovare lavoro e quelli che possono essere i compromessi, fra virgolette, che bisogna anche accettare da soggetti più o meno, come dire, seri. Assolutamente. Che si propongono come salvatore della patria e quant'altro. Assolutamente, anche perché il personaggio che interpreta Nino si chiama Antonio Gravina ed è un attore di fiction sui 50 anni. Detto, si può dire? Certo. Pezzo di merda. Detto pezzo di merda. Che è tutto dire. Quindi già diamo un prospetto di quello che è la storia raccontata all'interno del cortometraggio. Dunque, praticamente questo personaggio viene chiamato per girare uno spot sociale, quindi, e lo spot è sul precariato e disoccupazione. Quindi mentre da una parte, mentre girano le scene effettive, lui si dimostra molto empatico nei confronti della tematica, a telecamere spente si comporta in un altro modo, proprio da pezzo di merda, con i membri della troupe, con gli assistenti, con il regista, comunque gli capiti a tiro, insomma. E quindi da lì nasce l'idea di raccontare disoccupazione e precariato anche con un tocco di umorismo che ci permette di sdrammatizzare ma di mettere al centro un problema grave e di attualità. Parlare di sociale, sì, ma anche sorridendo, come dire, amaramente. Sì, un po' di umor nero, un po' all'inglese. C'è da dire che Nino Frassica, proprio nella sua quintessenza, è proprio comica. Io ho avuto la fortuna di seguirvi in due giorni di lavoro, perché mi avete dato l'incarico di curare il backstage, e mi sono divertito tantissimo, perché Nino è comunque uno spettacolo tutto tondo, in qualunque cosa fa, in qualunque cosa tocca, in qualunque cosa dice. Assolutamente. La cosa interessante da dire anche è che il casting è stato composto tutto da siracusani. Le comparse con una grossa prevalenza anche di Priolese. Sì, le comparse sono tutte priolesi, ci tengo a dire. Girato interamente a Priolo, Piazza Quattro Canti, piuttosto che Marina di Priolo. Marina di Priolo, dove appunto si apre il cortometraggio. Sì, le comparse sono tutte priolesi. Gli attori vengono tra Catania e Siracusa. Alcuni sono catanesi, altri siracusani, tra i quali ricordo Doriana Lafferrari Fauci, per quanto riguarda i catanesi Elio Sofia e Giuseppe Paternò di Raddusa, e poi c'è anche una chicca femminile, una bellezza femminile che è Elisa Vitirano, che noi conosciamo perché ha collaborato anche con noi.
E ha collaborato anche con voi, Sì, di perfetto. Augusta, Sì, Elisa di Lisitano. Augusta, Sì, anche sì, lei, sì. e che esce dal Grande Fratello, ma abbia partecipato al Grande Fratello, e che noi abbiamo voluto non solo per la sua assoluta bellezza, ma anche perché, come Chissà, da dire, cosa nasce cosa, sai com'è? Perché magari si scopre, guarda, quella ragazza l'abbiamo lanciata l'abbiamo noi, lanciata esatto. noi. Non dimentichiamo, perché sennò si offende, di parlare del regista. No, assolutamente, assolutamente. L'amico Alfio D'Agata, l'amico fraterno Alfio D'Agata, che è un regista di ottimo livello, di grandissimo livello, che si è prestato anche lui, si è innamorato anche lui della storia, e ha girato con la sua solita professionalità, curando tutti i particolari e cercando di dare anche il suo tocco artistico ad un prodotto che tutto sommato è veramente eccellente, sia da un punto di vista recitativo che da un punto di vista di qualità video e Un po' alla audio. Hitchcock con quel sigaro che lo contraddistingue Sì, lui è, diciamo, a metà durante tra Hitchcock e Clint Eastwood di Sergio le. Io Leone, quel direi di sigaro. prendere, di dare un taglio veloce e lanciare una parte del Sì, trailer, così lanciamo vediamo parte del proprio, trailer. tocchiamo con mano questo Neanche i cani. Un antico detto dice: il signore ha il pane da chiaro o auda. Amore, sì, ma io guarda che ti ho chiamato almeno una diciottina di volte. Questa sera vieni da me per sole 10, 10 e mezzo, 10 e mezzo, sicuro. Hotel D'Agata, stanza numero 6. In camera da letto io e lei? Una nuova piaga si sta diffondendo nelle nostre città. Sono tanti. Tantissimi, senza distinzione di età e di sesso. Stop, se non dici stop. Che? C'è da dire che nel il trailer, in generale, il The Best Of, cioè sono delle, come dire, delle tracce che non devono raccontare l'evento, il film piuttosto che il cortometraggio, ma far sentire il profumo dello stesso. Nel caso vostro invece è tutt'altra storia, perché da come vi dicevo a telecamere spente avete prodotto tanto di quel materiale, quindi è stato poteva essere ben altra cosa, quindi questo materiale ridondante è, come dire, è confluito in quello che è stato, che è diventato il trailer. Quindi il trailer rappresenta, quindi quello che abbiamo visto non è altro che, come dire, l'over. Sì, praticamente è successo che Frassica ha talmente creato sul set, è stato di uno spirito creativo così esorbitante, così inondante, che noi ci siamo ritrovati con tanto di quel materiale girato da poter girare altri 3-4 cortometraggi, anche un film volendo. Quindi abbiamo deciso con il montatore, con il regista, di creare il trailer con tutte le scene, diciamo, eliminate dal cortometraggio, perché non potevamo presentare un Eliminate non perché non cortometraggio, fossero no, non perché non all'altezza, ma fosse, ma perché c'era perché troppo il materiale, troppo nome stesso, materiale. Sì, cortometraggio, cortometraggio, non quindi potevamo, se no diventava mediometraggio, lungometraggio non ci sarebbe bastato, e anche si sarebbe perso magari un lo diventava un attimo. Sì, Ben-Hur. diciamo che il trailer diventa anche quello un piccolo, è un cortometraggio di 1 minuto, 1 minuto e 44 mi sembra che duri, e quindi diciamo abbiamo preso tutto quello, l'abbiamo messo nel trailer, lasciando diciamo al cortometraggio i momenti più importanti, anche più divertenti. Sì, Patrocinio del comune di Priolo Gargallo. Patrocinio Comune di Priolo Gargallo, che Ci io hanno poi creduto, ci hanno diciamolo, creduto, ci hanno perché è una cosa creduto. un po' inusuale, no? Sì, ci hanno creduto, anzi io voglio ringraziare il sindaco e tutta la giunta per averci dato questa possibilità di portare un altro po' di cinema in Sicilia e a Priolo in particolare. Si fa poco cinema, in effetti. Si fa poco cinema, soprattutto posso dirlo, a Siracusa e provincia si fa poco Si cinema. fa poco Si fa cinema. poco cinema, cosa E tu diversa. da cosa attribuisci, perché si fa poco cinema a Siracusa?
una delle cause, quale potrebbe essere? Perché si fa poco cinema? Perché non ci si crede? Ma una delle cause, ci sono le risorse. Io credo che sia un po' l'uno e un po' l'altro, che ci sono troppe cose da mettere sul fuoco. Tra una serie di problematiche a livello burocratico o una serie di problematiche di livello proprio di impostazione, di gestione del prodotto, di gestione delle risorse. E quindi viene un po' di svilimento, viene un po' di affaticamento. Ci vuole grande volontà, grande professionalità e grande amore e passione per il cinema. Io ce l'ho e sono andato contro. Ti danno merito, ti fanno onore. Sono andato contro tutto e contro tutti. E sei riuscito nel tuo obiettivo. Ora, grazie sempre a Priolo. Questo adesso il cortometraggio è pronto. E quindi adesso dovrà, come dire, avere un suo percorso, perché magari deve partecipare, immagino, a qualche manifestazione. Il cortometraggio viaggerà tra vari festival nazionali e internazionali. In più lo consegnerò al comune di Priolo, che lo metterà sul sito internet del comune e credo anche sul sito su 09. Oh, questa è una novità. Questo è quello che se così fosse, che ben venga. Che mi è stato detto, quindi avrà anche una visibilità naturalmente sulla rete importante. E poi niente, poi speriamo di vincere tanti tanti festival, come ma intanto crediamo. Partecipare sì, poi ci auguriamo che comunque la stoffa c'è. Anzi, voglio dire, prima che lo dimentico, che il cortometraggio precedente che abbiamo girato a Siracusa, non senza fatica anche quello, dal titolo Rosa, con un protagonista Silvana Fallisi, girato interamente alla Borgata, è tra i cortometraggi selezionati al David di Donatello, che è il maggior e prestigioso premio per il cinema italiano. Quindi voglio dire che la qualità noi ce la mettiamo sempre. Abbiamo visto, io vi ho seguito durante il backstage, l'attrezzatura era di tutto il rispetto, quindi stiamo parlando di una produzione di tutto il rispetto. Assolutamente. Utilizziamo perché noi ci crediamo, tutta la troupe ci crede, il produttore che sono io ci crede, il regista ci crede ancora di più, e quindi cerchiamo di portare sul campo persone che nel cinema ci lavorano e non sono improvvisate. Quindi sicuramente noi portiamo a casa un lavoro ben fatto, ben prodotto, ben diretto e ben interpretato. Questo ci teniamo come associazione culturale. Ci dobbiamo aspettare da questa associazione L'Urlo qualche altra cosa? C'è qualche anticipazione che ci vuoi dare? Oppure, come dire, dobbiamo aspettare in silenzio che tu ti riproponga? Allora, aspettiamo in silenzio, perché c'è un altro progetto in cantiere, tu lo sai che c'è un po' di scaramanzia in queste cose, quindi, però c'è un progetto sempre con un nome importante da portare. Non lo possiamo sussurrare? No, non lo possiamo sussurrare, non diciamo niente, anche perché poi magari qualcuno ci può restare male, se non è quello è un altro di eguale valore. Comunque un altro cortometraggio, sempre con l'impianto sociale, perché a noi ci interessa quello, a noi ci interessa raccontare l'attualità italiana attraverso l'arte, attraverso i cortometraggi, quindi mettere sul calderone tanti di quei temi che possano far riflettere chi guarda i nostri prodotti. Quindi sicuramente ci sarà un altro prodotto il quale io sto scrivendo la sceneggiatura e che poi naturalmente produrrò, che è una cosa faticosa sia scrivere che produrre un cortometraggio, e che comunque vedrà la luce, speriamo tra... Benissimo, allora noi ringraziamo Giuseppe Cottone dell'associazione L'Urlo per essersi prestato a questa intervista incalzante di 09 TV, e vi salutiamo e lanciamo quello che è il nostro backstage di questa produzione, o perlomeno una pillola di questo backstage, perché era abbastanza lungo, tra l'altro. Siamo qua, siamo a Taormina, siamo a Taormina, stiamo girando un servizio per Quark, per Piero Angela. Lì c'è Piero, lì c'è Angela, la figlia di Piero Angela, su Rai 1, andrà in onda su Rai 1. Sono le palme, ogni domenica facciamo la festa, le domeniche delle palme facciamo. Poi c'è il mare, Martirreno, questo è Martirreno, quello è il Marionio. Forza, fuori, Franci che mi ha prova girata, dai! Fermi, buoni! Ciac, dove stai? Vieni con Ciac. Ciac. 3, 1, prima!
Allora, innanzitutto diciamo che il motto, cioè non siamo cani ma precari, l'ho inventato io, questo Dagat me lo deve concedere, è vero Dagat no, che me l'hai concesso? Il motto l'ho stabilito io, quello delle maglie, come sempre Dagat mi dà dei ruoli ottimi, cioè o faccio la prostituta o faccio la truccatrice però molto esuberante, quindi ce ne sarà tanto, esatto, tanto 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 da ridere, ma soprattutto un messaggio importante, la precarietà, purtroppo un tema attuale. Stato italiano, che state a fare? Invece di leggervi i giornali, cominciate a cambiarla l'Italia, perché sennò mannaggia! In scioltezza dire qualcosa. In scioltezza? In scioltezza, sì. Su generale, previsioni meteo? Sul tutto. Sullo spread, non lo so. Sullo spread. Lo spread ti fa precaccare dei bicchieri in faccia, proprio. Questo è vuoto per ora, tra poco ti vedrà bel bicchiere in faccia. Uno. Dipende quanti chuck saranno, quindi mi devo preparare. Quale può essere la correlazione tra lo spread e questo cortometraggio? Che più sarà bello il cortometraggio, più lo spread calerà. 40 anni fa io avevo un anno. Metteteci sopra. No, però già andavo a fare il mio telefono. Sì, ero piccolo, però. Cioè io ho detto 40 anni così. Per dire. Di Taormina a Messina ci sei andato. Scusa che ti do del tu perché sei più piccolo di me. Io di Taormina a Messina, vado 3-4 volte al giorno. E io una volta ti ho portato io a Messina. Ma dai. Ma questa è una... Di Taormina a Messina ti ho portato. Ma porca... Scusa che ti do del tu, perché sono più grande. È una cosa brutta o una cosa bella? No, una cosa bella. E vai. Luigi. Sì, lo so. Paolo. Paolo. Adesso sei quello che hai. Paolo Luigi. Lo so. Stanno montando quello. Grande amico. Sì, ma sono stato a Taormina insieme. Le proviamo i movimenti. Prova quella mano fa. Taormina a Messina. Amici di vecchia data.